Silibibbi, Doandedo e Clamorosa per andare agli ordini dello start e sono partiti. Sgabbia meglio Shockwave di Silibibbi, che però si riprende sul passo. Vediamo come si posizionano Shockwave e Silibibbi uno accanto all'altro. Vediamo se forza Silibibbi per andare. Sì, forza Silibibbi per andare davanti su Shockwave che si copre, avendo all'esterno Doandedo e in coda Clamorosa. Shockwave deve essere messa dietro tranquilla, fa un po' fatica Perovic nella prima parte di gara quando Silibibbi ha sfilato su Shockwave, avendo all'esterno sempre Doandedo e in coda a tiro Clamorosa. Sulla curva Silibibbi non galoppa allo steccato e allora ci sarebbe lo spazio all'interno per Shockwave. I due in linea a precedere Doandedo larga ed in coda sempre lì Clamorosa. Dalla prima all'ultima non ci sono più di quattro lunghezze, con Shockwave e Silibibbi uno accanto all'altro. Doandedo è sempre in terza corsia e prova ora a sfilare le due femmine di dentro, rimanendo larga, in coda a tiro sempre Clamorosa. Ora è Doandedo che è passata su Shockwave, tra le due c'è sempre Silibibbi, in coda a tiro Clamorosa. Passa Doandedo prima della curva, rimanendo qualche metro dallo steccato, Shockwave è montata, poi Silibibbi in coda Clamorosa con Shockwave che sul passo prova a rientrare a Doandedo, dietro ai due Silibibbi, le tre in accelerazione, poi Clamorosa. È venuta la corsa a strappi dove l'outsiderona è in vantaggio in mezzo alla pista, inseguita da Silibibbi allo steccato a Shockwave, poi Clamorosa con Doandedo in vantaggio, ora richiesta dalla frusta di Angelo Citti per allontanarsi, almeno ci prova, da Silibibbi e Shockwave, poi Clamorosa con Doandedo in vantaggio su Silibibbi, poi Clamorosa e Shockwave ben battuta con sempre in vantaggio Doandedo su Silibibbi e Clamorosa, e nel finale, ma dove vai? Vado al traguardo, sembra dire Doandedo in dialetto garfanino come suggerisce per Luigi Giannotti per battere Silibibbi e Clamorosa. E allora la vittoria di Doandedo, numero 2 dello schieramento. Per Luigi Giannotti ha sottolineato l'accento della Garfagnana, noi avevamo cambiato proprio l'accento tonico su una vocale. La bella vittoria comunque resta un fatto, quella della figlia di Excellent Art Deventum, una nipote di Green Tune, che di fatto viene a confermare i progressi denotati nella condizionata all'ultima uscita il 27 di febbraio proprio a Pisa. Al secondo posto il numero 5 Silibibbi. E c'è ovviamente il flop per quanto riguarda Shock.